Grazie Presidente. Io intervengo su questo tweet che il Ministro dell'Interno ha ritenuto di fare 3 giorni fa. Devo dirle la verità, ci ho pensato bene se intervenire oppure no, perché è evidente che il Ministro dell'Interno, che parla di una persona di etnia rom, ma comunque di una persona, dicendo che dovrebbe stare in carcere 30 anni, essere messa in condizione di non fare più figli e che i figli dovrebbero esserle sottratte, è una cosa che viene fatta ovviamente per sollevare un polverone mediatico e per farsi pubblicità, quindi verrebbe da dire non ne parliamo. Però io penso che il Parlamento abbia una funzione che debba essere superiore a queste bassissime strategie mediatiche e che in questa casa, nella casa della democrazia, alcuni punti vadano affermati. Vada affermato che il governo che deve assicurare l'ordine pubblico, per esempio, che non è il governo che dà 30 o 20 o 10 anni di prigione, lo dico davanti al Ministro della Giustizia, non è sicuramente il Ministro dell'Interno che eroga sanzioni penali, ma soprattutto su questa frase, che una persona debba essere impedito fisicamente di fare dei bambini, io penso che noi dobbiamo fermarci prima che sia troppo tardi, signora Presidente, perché va detto con chiarezza, nel momento in cui lo Stato decide di utilizzare tecniche o decidesse di utilizzare tecniche eugenetiche, cioè di mettere in condizione qualcuno di fare o di non fare più figli, torneremmo indietro a un'epoca che purtroppo abbiamo già vissuto e che questo Paese indirettamente ha vissuto con un'alleanza diciamo terribile, di cui ancora portiamo i segni, li porta la nostra anima di popolo, i segni della nostra alleanza con la Germania nazista, perché di una tecnica nazista si tratta. Dovrebbe concludere, collega. Lo so, Presidente, però io le chiedo davvero, mi sembra soltanto 20 secondi di elasticità, perché mi pare, capisco la sua fiscalità, però io sono sicuro che lei comprenda la gravità delle parole che sto pronunziando. Allora, io dico questo perché è vero che magari è facile fare quello che il Ministro dell'Interno persegue, cioè sdoganare il rutto libero, quello che prima ci vergognavamo di dire nelle peggiori. Collega, le chiedo veramente di concludere. Signora Presidente, io per rispetto anche degli altri colleghi che invece rientrano nei 2 minuti. Io davvero la prego di non interrompermi e di farmi giungere la conclusione del discorso. Non le prendo tanto tempo, mi creda. Penso che valga la pena, ecco. Allora, dicevo, se sdoganiamo quello che dicevamo magari in un momento di rabbia diventa la posizione politica del governo, io penso che sia una cosa molto molto grave. Ma il problema, signor Presidente, davvero chiudo, è che io non vorrei mai che finissimo come quel re greco che a furia di prendere piccole dosi di veleno si abituò a convivere col veleno. E allora, anche se... Grazie, collega. Signora Presidente, io mi fermo qui e la lascio con questa responsabilità. Mi lasci dire che la sua... fiscalità in questo le caso ho lasciato un minuto in più sta parlando da 3 minuti okay. e 15 secondi quindi ripeto per allora, rispetto degli altri colleghi mi lasci grazie. Dire che per la vicepresidente Spadoni questo è più importante di un ministro che pensa di sterilizzare le donne. Signora Presidente, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta, collega, della seduta di lunedì 24 giugno 2019 ore 15, discussione generale del disegno di legge recante delega al governo e altre disposizioni.